Test, test. Eccoci qua. Sensibilità. Perché mi devi fare questo? Allora, vediamo cosa mi sono fatto. Ah, Minecraft 1.2.5. Molto interessante. Finalmente hanno fatto una... Ah no, ce l'avevo già. Finalmente hanno aggiunto una cosa a cui aspetto da anni. Cioè, poi vedrete. Tanto, non so come spiegarlo. In pratica, avete presente che tenendo premuto Shift... guardate, io tengo premuto Shift, schiaccio qua e vado automaticamente lì. Adesso anche nelle fornaci viene supporto. Supportato, vabbè. Non so come dici. Comunque adesso si può fare anche lì. Era ora. Penso che vediamo un po'. Il recinto me lo metto, vediamo. Me lo metto di qua. La casa di partenza però voglio farla più grande. Però la mia casa dovrebbe arrivare di qua. Poi vuol dire che il recinto lo metterò qua. Gli alberi poi li metto di qua da qualche parte, in qualche modo. E la miniera la metto... qua no, anzi ho cambiato idea, mi trasferirò, anzi no, qua è benissimo perché sono vicino al mare. Togliamo l'erba, vediamo la casa sotto mare qua, aia, quanto sarebbe figo. La miniera la farò qua, sta la mia piantagione. Sì. Fammi un prato, perché non lo so. Poi vado qua dove c'è il retro e metto qua la miniera. Sì, qua mi piace. Ma prima che iniziamo a prendere legna, eccetera, dovrò fare, aspettate, delle cose tipo armi, eccetera, perché sono indispensabili. Io voglio nuove armi in Minecraft e non voglio installare un mod.
Anche perché tipo adesso mi sarebbe crashato il gioco perché ce l'ha 1.2.5 e le mod non saranno più compatibili. Mi sa metterò la mod Matmos, per esempio, mi sembra si dice così. Matmos o E Optifine, forse, non Optifine l'altro, Shadows mod, Shaders mod, quello sicuramente perché è fighissimo. E poi se avete altre mod, tipo boh, mod come la mod del sangue, nel senso. Non mod violenti, ma tipo mod che non cambiano il gioco, cioè non, ma l'atmosfera. Tipo nuovi suoni, eccetera. Devo farmi una fornace. Un'ascia e una spada. Per prima cosa, ovviamente, una cosa che odio in Minecraft che devo aspettare 20 anni finché cresce quella roba lì e il legno non mi basta mai. Perciò per prima cosa andremo a coprire la miniera perché vogliamo poter scavare di notte senza aver paura che mi piombi qualcosa in testa. Peccato, adesso i miei animali sono intelligenti. Ho paura dei mostri intelligenti. Tipo. Adesso mi sembra. Non so se prima potevano farlo, mi sembra di no. Sanno fare le curve. Curve, sapete cosa vuol dire? Un tempo mi nascondevo dietro un blocco e i mostri si sbattevano quando continuavano a camminare. Adesso fanno la curva e non posso più nascondermi. E ho sbagliato legno. Vedete l'abitudine. Se avete delle mod, una mod da consigliare, tipo che volete che recensisco per dire, fra virgolette, che metterò nel Let's Mod Minecraft, scrivetelo nei commenti. E mandatemi tipo anche il link per PM, da dove posso scaricarlo, e deve essere per forza per l'1.2.5. Ma non mod come Too Many Items, quella roba lì famosa. Mod che cambiano il gioco, tipo. Come si chiamava? Gli animali o la mod delle armi, bla bla bla. Voglio allargare un po' qua. Mi sa che attorno alla mia casa metterò la lava. Questa fa il legno chiaro, vero? No, aspettate, aspettate, aspettate. Se adesso mi deludono, vado lì e li picchio. I creatori di Minecraft. Io voglio. No. Io voglio. Volevo farmi. Si dice
i fans in questo colore, ma a quanto pare nulla. Intanto che giorno, che notte, uso il momento per fare questa roba mia. Ah sì, ditemi, voi cosa preferite? Vi disturba se ci sono episodi dove con tipo 10-5 episodi di fila dove costruisco roba mentre parlo? O volete per forza esplorazione di grotte e bla bla bla?